In questa indagine vedremo come Monsignor Gaswein, non Benedetto XVI, nel maggio 2016 ha spiegato pubblicamente la sua interpretazione dei tre eventi del 2013, Declaratio, Papato Emerito e Conclave, come una suddivisione del papato in attivo e contemplativo, con la restituzione del papato attivo al conclave. E anche come Gaswein, un mese dopo, ha sostituito questa sua interpretazione con quella della rinuncia al papato, dopo 3 anni che ci aveva lavorato. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Ottobre 2024, Mark Voice. Indagine suddivisa in 3 video. In questo vedremo Gaswein. Negli altri vedremo la Declaratio e cosa si è inventato un canale legittimista di Bergoglio. Con questo qui che indico, si possono vedere gratuitamente, senza interruzioni, 10 video al giorno. Inoltre si ricorda velocemente che, secondo me, fra qualche decennio nelle parrocchie non ci saranno più sacramenti cattolici, per cui occorre prepararsi a far uscire alcuni sacerdoti dalla Chiesa di Roma portandoseli a casa propria, perché niente sacerdoti cattolici uguale a niente sacramenti cattolici. Via con l'indagine. La realtà problematica per i legittimisti di Bergoglio. Questa è la foto con didascalia di un canale YouTube legittimista di Bergoglio. La didascalia afferma che Benedetto XVI ha rinunciato al ministero attivo, mentre Bergoglio avrebbe assunto il ministero attivo. La vedremo nel terzo video. La didascalia per ora è interessante perché con essa il suo autore comunica di aver finalmente trovato il significato della presenza in Vaticano di 2 persone vestite da papa. Tuttavia, la foto e la didascalia sono state pubblicate nel agosto 2024, non nel 2016. Ho detto 2016 perché questa interpretazione della suddivisione del papato e consegna di una parte ad un altro è del 21 maggio 2016. Si tratta di una invenzione di Monsignor Gaswein, comunicata in occasione della presentazione di un libro in Vaticano, Oltre la crisi della Chiesa di Roberto Regoli. Invenzione che ha avuto vita brevissima, in quanto smentita appena 1 mese dopo, sia dallo stesso Gaswein, sia da Bergoglio in persona. Ma questo canale legittimista di Bergoglio e anche Massimo Viglione, che parla di un Benedetto XVI modernista, ancora non lo sanno. Il papato allargato di Gaswein. Notizia: per 3 anni, dal 2013 fino al maggio 2016, Monsignor Gaswein non considerava la Declaratio come una rinuncia al papato, però non pensava nemmeno che Bergoglio fosse un antipapa, ma che fosse anche lui un po' papa. Il 21 maggio 2016 Gaswein ha detto pubblicamente in Vaticano che Benedetto XVI con la Declaratio e con il papato emerito non aveva rinunciato al papato, né aveva rinunciato al ministero, secondo la Declaratio, ma che avrebbe effettuato una vera e propria riforma del papato. Perciò, innanzitutto, rispetto a questa ipotizzata volontà riformatrice attribuita a Benedetto XVI, Gaswein comincia con l'escludere qualunque altra possibile motivazione
di Benedetto XVI per la Declaratio, a cominciare dall'affare Vatileaks, che è stato il furto dei documenti dall'appartamento papale. Perché questa, come anche qualunque altra motivazione, sarebbe stata troppo piccola rispetto alla volontà di riformare il papato. Dice Gaswein: e tuttavia è bene che io dica una buona volta con tutta chiarezza che Benedetto XVI alla fine non si è dimesso a causa del povero e mal guidato aiutante di camera, oppure a causa delle ghiottonerie provenienti dal suo appartamento che, nel cosiddetto affare Vatileaks, circolarono a Roma come moneta falsa, ma furono commerciate nel resto del mondo come autentici lingotti d'oro. Nessun traditore o corvo o qualsivoglia giornalista avrebbe potuto spingerlo a quella decisione, che viene a spiegare ora. Quello scandalo era troppo piccolo per una cosa del genere e tanto più grande il ben ponderato passo di millenaria portata storica che Benedetto XVI ha compiuto. Ossia, non la rinuncia al papato, non la rinuncia al ministero, secondo quanto scritto nella Declaratio, ma la riforma del papato. Poi Gaswein fornisce la propria spiegazione della Declaratio e del papato emerito come una suddivisione del papato e della consegna di una parte di esso ad un altro. Anticipo che Gaswein spiega che alla base di questa sua interpretazione c'è un suo ragionamento riguardo al motto di Benedetto XVI «Cooperatori della verità». Gaswein infatti ha osservato che questo motto non è al singolare, ma è al plurale. Perciò, secondo lui, Benedetto XVI avrebbe accolto Bergoglio al suo livello di papato come un cooperatore della verità. Questa è la base dell'interpretazione di Gaswein. Una base poetica, che fa un certo effetto, perché lui ha il dottorato in diritto canonico e lo ha pure insegnato. Dice Monsignor Gaswein: egli ha lasciato il soglio pontificio e tuttavia, con il passo dell'11 febbraio 2013, non ha affatto abbandonato questo ministero. Qui Gaswein non ha usato la parola ministero secondo il significato della Declaratio, ma secondo il modo comune ecclesiastico di definire qualsiasi attività di qualsiasi prete. Per cui intende non ha abbandonato questo munus ufficio papato. Continuiamo. Egli ha invece integrato l'ufficio personale. Ecco, qui ha usato correttamente ufficio secondo le proprie intenzioni. Ha invece integrato l'ufficio personale con una dimensione collegiale e sinodale. Quasi un ministero in comune. Come se con questo volesse ribadire ancora una volta l'invito contenuto in quel motto che l'allora Joseph Ratzinger si diede quale arcivescovo di Monaco e Frisinga e che poi ha naturalmente mantenuto quale vescovo di Roma. Cooperatores veritatis. Che significa appunto cooperatori della verità. Infatti, non è un singolare, ma un plurale.
tratto dalla terza lettera di Giovanni, nella quale al versetto 8 è scritto: noi dobbiamo accogliere queste persone per diventare cooperatori della verità. Cioè, Monsignor Gaswein ha ragionato solo sul motto cooperatori della verità, anziché sulla declarazio per intero. Così, secondo lui, Benedetto XVI avrebbe accolto Bergoglio come un cooperatore della verità, integrandolo nell'ufficio personale, quasi un ministero in comune. Ecco, questo è l'esempio di un problema che riguarda quasi tutti. Gaswein, esattamente come il canale legittimista di Bergoglio e come la maggior parte dei legalisti di Benedetto XVI, non ha letto e riletto tutta la declaratio fino a ragionare come Benedetto XVI, ma ha cercato qua e là un'espressione di Benedetto XVI che gli desse la sensazione di aver capito tutto. Gaswein ha creduto di trovarla nel motto cooperatori della verità. Il canale legittimista ha creduto di trovarla in una frase dell'ultima udienza generale. Altri in un altro particolare o in una associazione di particolari. Però, alla fine, chi non ragiona secondo la declaratio per intero, finisce per sragionare. Adesso segue l'affermazione di Gaswein circa la suddivisione del papato. Dall'elezione del suo successore, Francesco, il 13 marzo 2013, non vi sono dunque due papi, ma de facto un ministero allargato, con un membro attivo ed uno contemplativo. Per questo Benedetto XVI non ha rinunciato né al suo nome, né alla talare bianca. Per questo l'appellativo corretto con il quale rivolgegli ancora oggi è Santità. E per questo, inoltre, egli non si è ritirato in un monastero isolato, ma all'interno del Vaticano. Come se avesse fatto solo un passo di lato per fare spazio al suo successore e a una nuova tappa nella storia del papato che egli, con quel passo, ha arricchito con la centrale della sua preghiera e della sua compassione posta nei giardini vaticani. Non è del tutto errato, Lo vedremo dopo. Poco più avanti conclude e osservare che questa volta Gaswein utilizza tre volte la parola ufficio, non ministero. Dice: egli non ha abbandonato l'ufficio di Pietro. Quello di Pietro è un ufficio, non un ministero. Cosa che gli sarebbe stata del tutto impossibile a seguito della sua accettazione irrevocabile dell'ufficio nell'aprile 2005. Di nuovo ufficio. Con un atto di straordinaria audacia, egli ha invece rinnovato questo ufficio, terza volta, e con un ultimo sforzo lo ha potenziato, come spero. Sì, come spera di aver capito correttamente, perché altrimenti farebbe una brutta figura come professore di diritto canonico. Per Gaswein, fino al 2016,
Benedetto XVI era ancora papa e anche Bergoglio era papa. Prima di commentare, occorre sapere che Gaswein ha il dottorato in diritto canonico, conseguito nel 1993 presso l'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera e che successivamente è stato docente di diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Ebbene, questo dottore e insegnante del diritto ha affermato che Benedetto XVI avrebbe rinnovato e potenziato il papato in quattro semplici mosse, con la paginetta della Declaratio, con il papato emerito, con nessuna spiegazione né teologica né storica, e con nessuna correzione dei canoni del codice di diritto canonico riguardanti il Papa. Cioè, uno sragionamento giuridico totale per un professore di diritto, che pertanto è interessante proprio per questo. Qual è stato per Gaswein il motivo di costruire tutto questo castello di opinioni personali basato banalmente sul motto cooperatori della verità? Il motivo è stato che nel 2016 il problema da risolvere per Gaswein era anche quello di tutti. Ci sono due persone vestite di bianco in Vaticano. Insomma, ci sono due papi. Lo abbiamo pensato tutti. Dato che però questo non era possibile, le alternative erano tre. O era papa solo il primo, o era papa solo il secondo, oppure anche il secondo era un po' papa come il primo. Con queste tre alternative a disposizione, Gaswein ha giudicato che non era possibile che Benedetto XVI avesse sbagliato e non era nemmeno possibile che il conclave 2013 avesse sbagliato. Cioè, non era possibile che Bergoglio fosse un antipapa. Per cui l'unica risposta rimasta era la terza alternativa, ossia Bergoglio doveva essere un po' papa come Benedetto XVI, come recentemente hanno pensato pure Massimo Viglione e il canale legittimista della Foto. A questo punto, la realizzazione di questa terza alternativa doveva partire dal primo papa. Cioè, Benedetto XVI doveva aver dato la possibilità a Bergoglio di essere un po' papa come lui. Cioè, Benedetto XVI doveva aver ceduto, riconsegnato, riaffidato al conclave una parte del suo papato affinché poi lo trasmettesse a Bergoglio. Da qui tutta l'interpretazione di Gaswein appena letta. Con questa interpretazione, Monsignor Gaswein, che occorre ricordare è un uomo di chiesa, ha avuto la sensazione di aver trovato finalmente la soluzione sia per quello che aveva fatto Benedetto XVI, sia per il conclave 2013. Da una parte ha dato importanza alla Declaratio e al papato emerito di Benedetto XVI, ossia ha intuito, non capito, che Benedetto XVI non aveva rinunciato al papato. Infatti, ha detto, egli non ha abbandonato l'ufficio di Pietro, cosa che gli sarebbe stata del tutto impossibile a seguito della sua accettazione irrevocabile dell'ufficio nell'aprile 2005.
e poi per questo Benedetto XVI non ha rinunciato né al nome né alla talare bianca. Per questo l'appellativo corretto con il quale rivolgegli ancora oggi è Santità. E per questo, inoltre, egli non si è ritirato in un monastero isolato, ma all'interno del Vaticano. Cioè, se uno ha il nome da Papa, veste da Papa e abita in Vaticano, chi sarà mai? Gaswein, per i primi 3 anni, in questo ha seguito la logica. E Gaswein, dall'altra parte, con questa sua interpretazione, ha dato importanza anche al nuovo tipo di conclave 2013, che Benedetto XVI avrebbe voluto, stabilito e istituito con la Declaratio e nella Declaratio. Per questo Gaswein ha detto che Benedetto XVI avrebbe compiuto un ben ponderato passo di millenaria portata storica, poi che avrebbe integrato l'ufficio personale con una dimensione collegiale, quasi un ministero in comune, poi che avrebbe accolto Bergoglio come un cooperatore della verità, infine che esisterebbe un nuovo tipo di ministero papato allargato, con un membro attivo e un membro contemplativo, una nuova tappa nella storia del papato. Ha rinnovato questo ufficio e lo ha potenziato. Insomma, Monsignor Gaswein, uomo di chiesa, ha voluto dare ragione all'una e all'altra parte, e ne è scaturito un inesistente, gigantesco compromesso di origine psicologica, non giuridica. Così, alla fine, questa modernista suddivisione del papato in attivo e contemplativo, con la restituzione di quello attivo al conclave, come ha riassunto pure Massimo Viglione, è esistita solo nella testa di Gaswein, non di Benedetto XVI. Questa riforma del papato è solo la risposta che Monsignor Gaswein ha trovato nel 2016 per spiegare la presenza di 2 persone vestite di bianco all'interno del Vaticano. 1 mese dopo sostituirà questa sua interpretazione con quella della rinuncia al papato. E Papa Benedetto nel 2013 disse di rinunciare all'esercizio del ministero petrino perché le sue forze per l'età avanzata non erano più adatte. Qualcuno vocifera, forse non erano questi i veri motivi, però forse lei che ci può dire in più? No, non è niente da aggiungere, tranne dire quelli che non lo credono o pensano di dover fare dietrologie sbagliano. Papa Benedetto l'ha detto in modo molto chiaro e questo semplice è l'unica verità perché ha rinunciato al Munus Petrinum. Il pomeriggio del 28 febbraio. Un mese dopo sostituirà questa sua interpretazione con quella della rinuncia al papato, che confermerà alla morte di Benedetto XVI con il suo libro Nient'altro che la verità, attraverso un altro sragionamento di tipo psicologico, secondo il quale Benedetto XVI sarebbe stato unicamente teologo e per niente canonista, come abbiamo già visto. Concludendo,
Certamente Monsignor Gasvain pensava di dire qualcosa a beneficio di tutti e della verità, ma basandosi solo sul motto cooperatori della verità, cooperatores veritatis, anziché sulla declaratio per intero, ha costruito solo un castello di convinzioni personali, credendo fosse la rappresentazione della realtà. Invece no. Qua ci sono le convinzioni, qua c'è la realtà. Lui ha seguito le convinzioni ed è andato in contraddizione con la realtà. Un aspetto interessante è che da questo madornale errore di Gasvain si ricava che perfino lui non ha ricevuto alcuna spiegazione da Benedetto XVI circa la declaratio. Niente. Come si ricava pure dal suo libro Nient'altro che la verità del 2023. Con buona pace di chi pensa che Gasvain sia il custode di chissà quali confidenze segrete di Benedetto XVI. Bye bye. Nella seconda parte andremo ad indagare velocemente se la declaratio permette una modernista suddivisione del papato in attivo e contemplativo e soprattutto se permette la restituzione al conclave del papato attivo, come ha interpretato anche Massimo Viglione. A presto!